Il Siracusa torna alla vittoria dopo due trasferte sciagurate in terra di Puglia. Lo fa con un perentorio 3-0 sul Prato, ma soprattutto non prendendo gol. Sottil ha avuto l'opportunità di far giocare l'intero pacchetto difensivo titolare, schierando sulla destra Moi e poi sul centrale Ignoff e Fernandez. Capocchiano invece in una posizione più avanzata. Il Prato è sceso in campo con la voglia di fare bene per risollevarsi dalle secche della classifica, ma è andato tutto storto. La squadra di Esposito, che già al 15° recrimina per un tiro di Morante rintuzzato dal portiere Baiocco in calcio d'angolo sul capovolgimento di fronte, e Mancoso invece a colpire di testa il pallone che finisce di poco alto. Al 19° bella azione di Pepe sulla destra, si invola, il suo destro finisce dalle parti di Testardi, che viene però anticipato d'un soffio in calcio d'angolo da Visibelli. Il Siracusa soffre l'aggressività del Prato, che pressa a tutto campo. Serve un'invenzione dei suoi uomini di maggiore qualità, come Mancoso, che al 27° riprende un servizio di Testardi, vince un contrasto e in pallonetto insacca dentro la porta ormai sguarnita. 1-0 per il Siracusa, ma il Prato non ci sta. Si fa pericoloso al 32° con il solito centravanti Morante, esperto attaccante, che approfitta una dormita alla difesa del Siracusa per scagliare un destro insidioso, ma la traversa dice no. Al 44° viene ammonito De Agostini ed è un giallo pesante, come vedremo nel proseguo della partita. Nel secondo tempo il Prato si riversa in attacco per recuperare il risultato, già al terzo si fa pericoloso con un traversone basso di De Agostini sul quale Baiocco interviene e se la cava in due tempi. All'11° traversone di Favorito, il pallone assume una stranissima traiettoria e si stampa sul palo esterno con Baiocco pronto a recuperare. Superato il momentaccio, il Siracusa prende coraggio e con Longone al 13° si fa vedere in aria con un tiro insidioso ma alto. Al 19° calcio punizione per il Prato, pallone che viene deviato di testa da Morante, ma è pronta la replica da parte di Baiocco. Al 31° l'altro momento clou della partita, Zizzeri, entrato al posto di Longoni, subisce fallo da De Agostini, che subisce così il secondo cartellino giallo dall'arbitro Albertini. Ed è proprio da quella punizione che scaturisce il gol. Giordano detta un pallone sul quale si avventa Zizzeri e supera il portiere Laieri. 2-0. Con il Prato in 10 uomini e il gran caldo di stagione, la partita è praticamente chiusa. Si abbassano i ritmi della gara e il Siracusa agisce esclusivamente di rimessa, e così al 36° potrebbe triplicare con Giordano, migliore in campo, che libera in area di rigore Coda, il cui tiro è parato da Laieni. Ma c'è tempo per il terzo gol del Siracusa, che giunge al 38°. Gran mischia in area di rigore risolta da un autogol del 17enne Longo appena entrato in campo, che è in anticipo su Zizzeri. Il Siracusa si rimette in marcia e conquista matematicamente i playoff. Neanche il tempo comunque di respirare, che domenica prossima si replica contro il Lanciano, uno spareggio per il terzo posto in classifica. Per il Prato invece il cammino si fa durissimo.